sindaco doveva fare quest'anno la porchetta di Colletare, aggiunta la 21ª edizione. Sì, quest'anno come l'anno scorso ci riproponiamo a fine agosto, una nuova data che abbiamo inserito l'anno scorso. Ovviamente una delle sale che ritengo più importanti e più conosciute della provincia di Teramo, dove ovviamente la fate fare la nostra porchetta. Sarà quindi un'occasione per gustare l'arte dei maestri porchettari locali. Sì, penso di non poter essere smentito sul fatto della bontà del nostro prodotto. Ovviamente la sagra della porchetta, insieme all'altro evento a cui partecipiamo a dicembre, che è la Fiera dell'Artigianato, sono comunque eventi dove sì la gente si diverte, ma per noi e per i nostri artigiani è anche un momento per poter promuovere il nostro prodotto e il nostro territorio. Ma non solo porchetta, anche artisti e musica. Sì, ovviamente il mangiare viene accompagnato da diciamo, degli artisti di livello nazionale e quindi anche quest'anno cercheremo di dare, come possiamo dire, oltre al cibo anche dell'intrattenimento di livello. Ci sarà la storica band degli Equipe 84 e poi l'artista Angelo Famau. Sì, diciamo due gruppi diametralmente diversi, un po' più indirizzato Angelo Famau sicuramente per i giovani e l'Equipe 84 invece diciamo una band storica italiana che conosciamo tutti quanti. E poi una differenza di location rispetto all'anno scorso? Sì, quest'anno sicuramente prevediamo numeri comunque importanti, ma ovviamente non è impostato come il concerto dell'anno scorso e torniamo nella storica location che è dietro diciamo, il municipio a Piazza dell'Aviatore, dove abbiamo fatto per anni la sagra.